Da riscaldamento, maglia speciale per l'esordio casalingo in Champions League. Sarà una serata particolare, una serata speciale. Sì, sarà la. Questa penso sia una delle partite più importanti per noi nel nostro cammino in Champions, perché giochiamo un altro scontro diretto contro un'altra pretendente a passare il turno. Giochiamo in casa e come si è detto. Avremo bisogno del sostegno del pubblico e di tutti gli spettatori che verranno a vedere la partita. Un altro scontro diretto contro una squadra di primissima fascia. Sì, hanno dei giocatori importantissimi come Tognutti, come De Roux, come alcuni campioni del mondo con la Polonia quest'estate, ne sappiamo bene qualcosa noi italiani. E quindi sicuramente sarà una partita come quella di domenica contro Trento, dove non bisognerà mai abbassare l'attenzione, bisognerà anche subire qualche punto dove loro faranno cose straordinarie, non innervosirsi se le cose non funzionano come devono e continuare dopo sul nostro percorso. Partendo proprio da Trento, con due set ad altissimo livello e poi un calo di continuità, cosa serve di più domani in Champions? Ma secondo me serve giocare come abbiamo fatto nel primo set, come abbiamo fatto verso la fine del secondo, la voglia di recuperare da 18-12 nel terzo, quando siamo arrivati 24-23 dopo perso per un cambio palla che logicamente era più facile per loro. Quindi secondo me siamo sulla buona strada e stamattina abbiamo analizzato quello che non andava e cercheremo di metterlo in campo sin da domani. Da affrontare con l'arma in più del Pallapanini dalla vostra parte. Sì, è un appello che come ha fatto Giulio in conferenza stampa. Io invito tutti i nostri tifosi, quelli che ci supportano a supportarci e a sopportare anche quando le cose non vanno, perché nelle ultime uscite ho sentito che c'era qualcosa che non andava, però abbiamo bisogno di voi, perché veramente sappiamo che arma è il Pallapanini quando si infiamma, e abbiamo bisogno di voi e speriamo che il mio appello non sia una critica ma un invito a fare meglio. Grazie.